Come on. You know why? Because we're so. La 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 la. We'll be right back.
Buongiornozzo, figliole e figliole, buongiornozzo, come state? Spero siate in formissima. Oggi continuiamo la scimmia. Sì, non so se continuerà tutta la serie, sinceramente, perché mi rendo conto che l'attenzione verso Wukong sta già scemando molto velocemente. Nonostante questa sia una sorta di guida completa, non c'è moltissima gente a seguirlo. Probabilmente perché un po' di gente si è già stancata dal gioco o semplicemente già arrivata alla fine o non è interessata al completismo. Grazie Zonox per l'iscrizione. È anche vero che adesso sono le 6, quindi ovviamente c'è anche meno gente. Ma noi qua stiamo comunque facendo i segreti del capitolo 2. I segreti del capitolo 2, che sono piuttosto significativi perché, come vedete, là c'è un simpatico uomo ratto che in realtà è simpatico per niente perché è il boss finale di questo capitolo. Questa è la mappa speciale, quella che fondamentalmente potete raggiungere una volta sbloccata la questline che vi fa fare tutti... la questline che vi fa letteralmente trovare la porta segreta. Come avete visto nel capitolo 2, in realtà è un po' complessa, ma non è così complicata perché gli oggetti che si trovano sono abbastanza facili da trovare all'interno della mappa. Ci sono altri capitoli dove le quest segrete per trovare i boss segreti che poi portano al boss finale sono molto più complicate. E adesso niente, dobbiamo andare da questo rattone che ora è amichevole, ma dopo non lo sarà per un cazzo di niente. Quindi in questa boss fight, che in realtà è segreta sì, ma è abbastanza scriptata e fa anche un pochino cacare, perché come ho già detto, Black Myth Wukong ha alcune boss fight molto belle e altre che lasciano parecchio desiderare. Vedete, ve lo dice anche lui: il mio vento di Samadhi non può scalfire questo Yao Guai, deve avere una reliquia in grado di counterarmi. Perché dovete sapere che se fate i segreti prima di fare i boss dei capitoli finali, spesso ottenete delle cose che vi facilitano la vita contro quei boss. Contro questo simpatico maestro Splinter otterrete un artefatto che contro il boss finale è estremamente utile. E non solo contro di lui, perché è un artefatto tra i più forti del gioco, perché il gioco non ve lo spiega, ma fondamentalmente interrompe le fasi secondarie di varie boss fight, letteralmente impedendo a alcuni boss di andare nella seconda fase, e questa cosa li rende incredibilmente più facili in alcuni casi, perché le parti peggiori di alcuni boss, proprio come difficoltà, sono le seconde fasi. L'artefatto che ottenete da questa boss fight qua, che come detto è peraltro bruttarella, contro questa sorta di gigantesco insettone, Fuban. Giant Enemy Crab, esattamente. Si va. Se non erro, tra l'altro, combattete insieme a lui per un po'. The boiling hit, the people sound drums to counter the vessel this young, your boldness in venture. It's right here. Sì, non è il caso di buttarsi da qui, però conviene fare la strada lunga, perché sennò prendo danno da caduta, o sbaglio. Infatti. Let's Fuban Fuban! Lo potete colpire soltanto ai piedini. Scusate un attimo ragazzi, devo mettere in pausa, datemi un secondo. Scusate ragazzi, breve telefonata, sono a posto. Bocci, stanotte faccio un chiacchiere, così siete soddisfatti, nel senso, stasera faccio un chiacchiere, stanotte quando torno, dopo ho mangiato, dopo mezzanotte, faccio un chiacchiere e parliamo ovviamente anche di Itsuno. Parleremo principalmente di Itsuno, ma comunque parliamo anche di lui. Comunque ho piazzato i miei serpentini, ora sto stronzo esce.
E mi hai preso, infatti. I miei serpenti sono già andati, purtroppo li ho proprio sparati male, sono un coglione. Ecco fatto. E adesso dobbiamo schivare, non con questo timing però, perché se no muoio, giustamente. Ma perché non me la, ogni tanto premo la schivata e non me la fa? Fuban. Hai rotto fortissimo il cazzo. Comunque, adesso arriva Coso. E poi lui esce. Dovete tecnicamente saltargli sulla schiena. Poi gli prendete tipo sto artefatto e vi levate dalle palle. Esattamente. Come detto, è una boss fight davvero molto strana. Non so se avete notato. E basta, abbiamo preso l'artefatto che ci serviva. La tigre guardiana l'ho battuta l'ultima live, Tobino. Non è facile, ma non è neanche difficilissimo una volta che impari a leggerla. I'll join you! E arriva Raton. E adesso finalmente lo possiamo menare. Raton vi aiuta moltissimo. Paralizzati tu. Ah, è vero che la paralisi non serve un cazzo per il momento questo. Allora, non è immune al fuoco, come potete vedere, e lo potete colpire purtroppo soltanto sulle zampette. Più che sufficiente comunque per fargli molto male, soprattutto se gli piazzate la classica mazzata della trasformazione. Fa un sacco di danni, non è che sia debole in termini di danno inflitto. Però due botte di questa e già è a metà punti vita. E in più avete il vostro amico ratto ad aiutarvi, che è oggettivamente un compagno molto molto efficiente. Azabada boom! Mamma che botta che gli ho dato. È pure stunnato. Però quando lo potete colpire, se... vedete cosa intendo quando dico che alcuni boss hanno delle hitbox di merda? Cioè l'ho letteralmente colpito alla schiena. La schiena è gigante, ma visto che le sue hitbox sono soltanto sulle zampe, lì non lo potete letteralmente menare. Se invece gli andate sulle gambe, anche se ha un hitbox infinitamente più piccolina, niente, lì lo potete colpire. Lo potete colpire soltanto sulle zampe dietro e davanti, ma frontalmente no, se no vi incula. Qua lo potete beccare perché? Perché c'è la zampa. Con un'altra tripla, se lo riesco a pigliare, lo dovrei uccidere esattamente. No, Tobino, non puoi andare in panic roll in questo gioco, perché la schivata ha un po' di vulnerabilità nella parte conclusiva. E se sbagli a cliccarla, ti inchiappettano i nemici. Tra l'altro i nemici tendono ad avere del delay negli attacchi che ti fotte sempre se spammi la schivata, e la schivata è spammabile solo tre volte, alla terza rimani vulnerabile. Quindi insomma le devi usare col giusto timing, non c'è un cazzo da fare. Sheogat, si possono prendere tre corna di ferro soltanto a run. Ogni run ne puoi prendere solo tre, non ce ne sono più di tre. Quindi se stai cercando la quarta per prendere quell'oggetto, mi spiace ma devi fare New Game Plus. Comunque l'abbiamo steso, abbiamo il nostro artefatto e ci salverà la vita contro questo boss. On the folks' behalf, I thank you. Ricordati solo che la tigre, la peggiore incurata della tigre, che dopo la combo di spadate fa un doppio giro nell'ultimo e il doppio giro ti fotte sempre. Devi sempre ricordarti che l'ultimo colpo è sempre doppio girato e devi sempre, invece puoi spammare la schivata durante gli attacchi che fai in salto, perché lì tira dei pugni che ti stunnano. Siamo usciti. Questa era una sorta di ricordo del passato in realtà che stavamo rivivendo.
E adesso abbiamo l'artefatto, perché quando fate i boss segreti vi danno gli artefatti. Domatore del vento. Come detto, questo sembra una minchiata di artefatto e in realtà non solo serve... Ah, tra l'altro vedete che mi ha dato anche il corno per foracielo. Questo è uno dei nemici insettoidi che vi danno i corni per... in realtà mi sembra un oggetto tra i più potenti del gioco. Non mi ricordo se era un'arma o un'armatura. Ma come detto, in una run ne potete prendere solo tre. E sono tutti e tre boss segreti. No, mi sembra che uno non lo sia e due siano boss segreti. Adesso dobbiamo fare la quest del tamburello. Tu non sei una bevanda, vero? No, infatti. La quest del tamburello. Vabbè, torno. Là c'è un'altra zona di meditazione che mi sa che non ho fatto. Forse l'ho fatta, ma comunque ci provo, vado a vedere. Mi sa che non l'ho fatta questa. Sono sempre punti skill extra, ragazzi, non c'è motivo veramente di lasciarli qua. E infatti non l'avevo fatta. E ora posso potenziarmi. Beh, per ora la trasformazione è molto utile. Quindi potenzio l'attacco durante la trasformazione, dato che ne lo uso tantissimo. Andiamo a fare il ragazzino. E anche questa è una questline che in realtà ha svariate, ha svariati boss segreti al suo interno. Uno spirito extra e alcuni boss segreti. Sempre che io riesca a ricordarmi dove cazzo stava, perché era un po' incasinato nel villaggio. Allora, posso forgiare tra l'altro una nuova armatura. Avendo battuto l'insettone, vedete che posso prendere forza di Fuban. Questa non è una brutta armatura in realtà, se avete la volontà e i materiali per farla. Perché non solo ha... Cioè, oddio, mi sa che è soltanto il cappello in realtà. No, ci sono anche i bracciali dell'insetto. Perché non c'è il petto però? Mi chiedo se il petto si sblocchi col boss finale. Possibile. Comunque, al momento non mi interessa. Voglio tornare, no, al tempio, alla... No. Non è qua. Non è qua. Non è qua. No, dove cazzo è? Ponte di riparo dei venti? No, alla porta, ragazzi. Voglio tornare alla porta. Che strano. Dove cazzo è l'arena? Cioè, la porta, quella classica... Me la sono persa come un coglione. Ma questo è il segreto. Che sia effettivamente al villaggio. Mi sa che è Valle della Disperazione. Esatto. Provo a vedere. Perché dove c'è la porta che devi aprire per arrivare al secondo, al boss finale che devo andare. Però non mi ricordo dove cazzo stava. Non sono neanche sicurissimo di aver preso... Sì, è qua. Sì, è qua. Dovrebbe essere questa l'apertura, ma non è qui che devo andare. In realtà. No, ma è sbagliato proprio... No, forse è giusto, devo andare sul ponte, forse. Sai che non lo so. Mi sa che non è questa la parte giusta, sapete? Forse sì. Devo andare sul ponte, ma
Non è questo il ponte? Sì, lo so che mi spari. No, non è qui. Credo di dover andare di là, tipo. Forse è un ponte che sta giù di qua. Non mi ricordo. Non era neanche qua sotto, forse. No, non era qua. No, qua dove c'è il long. Dove cazzo stava? Sto cercando la prima zona dove c'è il bambino, ragazzi. Che c'era il ponte e... ti portava... dovevi andare... eri davanti fondamentalmente al portone. Che è quello lì. C'era il ponte, ma non è quello lì il ponte. Quindi io sono dalla parte sbagliata, in realtà. Forse era questo qua il ponte, no. Dove cazzo è il bambino di merda? No, non me lo ricordo poco prima dell'entrata del villaggio. Cioè, compare lì anche dopo, ma non è lì che devo andare. Dio buono, l'avevo trovato abbastanza a caso la prima volta, quindi non mi ricordo più dove cazzo è. Adesso lo cerco un attimo in giro. No, non era qui. Dove ci sono i tizi che fregano? Può essere. No, comunque non è qua. Qua è dove c'era la bestia. La prima volta che trovi il bambino del tamburello di merda, dove cazzo è? Porca puttana. Non era qui. Tra l'altro mi ricordo che era tipo un coso davanti a una porta. Aspettate un attimo. Non è l'ingresso del villaggio, non è la Valle della Disperazione. Che sia veramente il Tempio della Tigre o la Piana delle Pietre. Forse è la Piana delle Pietre. Forse è la Piana delle Pietre. Oppure no. No, non credo che sia qua, sai. Porca vacca, dov'era quel piccolo bastardo? C'è un ponte da attraversare. Di quello ho la certezza. Ma vatti a ricordare dove cazzo era sto ponte di merda. Qua non ci sono andato. Aspetta, qua c'è il long. Vabbè, vaffanculo, tanto vale provare a farlo, già che ci sono entrato. Già che siamo qui, tanto vale provare a farlo. L'ho preso. Ho preso un altro. Serpenti. Lui in teoria, se inizia a fare sta roba, se state sulla sasso, non vi può pigliare. Vi uccide tutti i cazzo di cosi. Però intanto io aspetto che faccia la sua roba. Grazie Boalla per l'iscrizione. E quando ha finito lo meno.
preso. E vedete questo artefatto toglie il vento, lo stunna e alle volte impedisce al nemico di entrare nella fase successiva. Solo che l'avrei dovuto fare qua, non prima. Qui era quando lo dovevo fare. No, non hai capito un cazzo. Mi ha fatto male. Orca vacca, mi sono ricaricato di energia lo stesso, ma... Dai, mi ha preso. No. No, come mai preso qua? Ah, merda. Ancora. No, non ho più il sasso. Dio santo, dov'era la pietra? Perché non saliva sulla pietra? L'ha fatta due volte. Era morto. Grazie Boalla per l'iscrizione, comunque. Tra l'altro, sempre tornando al ai cosi invisibili. Lì c'era un sasso dove potevo salire, ma non mi ha fatto saltare sul sasso. Vedete, qua non potete saltare sul sasso. Neanche qua. Dovete saltare per forza su sto sasso perché gli altri sono invisibili e poi lui ogni tanto li distrugge. Gli avevo tolto veramente tantissimo, mi gira troppo il cazzo. Ancora, ma basta. Ok, sono vivo. Ah, sono un coglione. Non voleva questo bastardo. Non è difficile, ma toglie tantissimo. Se fai errori come me, muori subito in realtà. Quindi devo smettere di fare cagate. E devo anche cercare di non far spezzare le sue pietre, le pietre con i suoi attacchi, perché se poi spezza le pietre sopraelevate non posso più incularlo. Ce ne sono due, vedete? Tre in realtà. Grazie The Game per l'iscrizione. E lo prendo con questa. Molto bene. Un'altra volta. Lui è vulnerabile alle... agli status. Adesso mi devo levare dal cazzo perché fa la sua robina. Devo saltare qua su. Boom, 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 boom. Adesso fa la doppia e poi risale. E adesso lo posso colpire. E gli dargli anche una mina di quelle veramente atomiche. La prossima volta che lo fa lo posso interrompere con l'artefatto che ho fatto. No, qua non mi interessa in realtà. Salvo. Adesso la fa, ma io la posso interrompere con l'artefatto, visto che gliel'ho spezzata. Questo artefatto è super forte, sembra una cagata, ma in realtà è potentissimo.
Proprio perché interrompe le fasi dei boss. No. Merda che mina che mi ha dato qua però. Dai, stai buono lì. E muori. It's over. Visto? Tra artefatto che gli interrompe la fase e pietre te lo inculi abbastanza facilmente. Molto più facile di quello che sembra. E ti droppa un pezzo. L'artefatto che ho appena preso, Maio, quello del boss segreto del capitolo 2. Devo fare anche il Red Long, in realtà. Mi droppa una perla di Long. E qua c'è l'altra roba. Dorsale elettrica. Pendente di Tridacna. Questo qua tra l'altro non mi ricordo neanche cosa facesse. Il tempo di recupero di tutte le magie in meno è sempre positivo. Grazie Enir per l'iscrizione. Torniamo di qua. E adesso vorrei fare anche il long, quello piccolino, cioè quello un po' più facile di questo, che è il Red Long. Arrivo, datemi un attimo. Che volevo capire. Ma sai che forse non ci sono neanche arrivato? Aspettate. Ah, è vero, devo uscire da qua. Buonasera ragazzuoli e ragazzuole. Allora, forse devo proprio andare oltre il... oltre il coso. Potrebbe essere per quello che non trovo il bimbo. Adesso vediamo subito, Vediamo subito. Cioè, magari devo superare effettivamente il pezzo. Certo, sono uscito da Twitch. Scusatemi un attimo. Eccoci qua. Siamo tornati. Crearmi. Sì, dovrei poter fare anche... Esatto, vedete che mi si è sbloccato il bastone della spira di Long. Mi manca ancora un materiale speciale, ma fondamentalmente voi sbloccate anche altri rami dei bastoni facendo le varie cose. Quindi, viaggia. Il vento giallo. Limite dell'arco di sabbia, no. Dovrei fare cancello del riparo dei venti, il villaggio. Sul ponte del vento, dici Ronin, per quel coso lì? No, non c'è. Ponte del riparo dei venti, esatto. Grazie Noxbit per l'iscrizione. Vediamo se è effettivamente qua, è sul ponte del riparo dei venti, nella zona del ponte del riparo dei venti. E qua c'è il ponte, ma non è il ponte giusto. Qui posso semplicemente levarmi dal cazzo senza avere troppe rotture di coglioni. Era in un angolino di merda del villaggio. Riconosci la zona perché diventa grigia quando ci entri. Ma non è qui. E non è neanche qui.
E neanche qui. E non è neanche qua. Dove cazzo sta? Non è qui. Grazie Matsu per l'iscrizione. Forse sta qua dentro. No, non è qua. Me lo ricordo anch'io in sto villaggio da qualche parte. Infilato da qualche parte. Dove ci sono dei ratti. Tipo. Ma non ricordo il posto esatto. Cioè, lo so che il bimbo è qui da qualche parte, ma... Dove esattamente? Questo è il ponte iniziale, non è quello giusto. Forse è qui? No, è più imboscato di così. Tra l'altro mi ricordo che c'erano tipo dei ratti quando l'avevo trovato. Che non è quello che sei tu. L'avevo trovato completamente a caso la prima volta. No. No. Cazzo, ma girando a casaccio a un certo punto dovrò entrare nell'angolo giusto. Adesso è sempre il punto iniziale di merda. Va bene. Non è qui. Proviamo ad andare un po' avanti, magari nella seconda zona. No, lì è dove devo andare per trovare. Cioè, qua è dove devo andare per trovarlo la seconda volta. Ma la prima volta non è qua. Cioè, qui è giusto, ma non è dove devo andare la prima volta. E poi da questa apertura dove cazzo dovevo andare? Qua su è per forza solo qua? Non è qui, ragazzi, bisogna trovarlo altrove. Sì, ho capito, ho capito. Se non trovo il ponticello di legno, non lo trovo lui. Questo è il posto dove trovo il tamburello. Ma è quello sbagliato. Ci dovrebbe essere un altro coso che si chiama Windseal Gate. Troveremo mai? Non lo so. Sì, va bene, state molto calmi voi. Qua c'è stato un momento di illuminazione un po' sfatta. Qui dove c'era il boss.
sono nella parte sbagliata qua. No. Chissà dove cazzo è. Fatemi vedere, perché davvero non mi ricordo più dove cazzo sta. Dove cazzo stava? Ci dovrebbe essere un altro posto. Che è il Windseal Gate, che non ho ancora sbloccato in realtà. Cioè, qui dovrebbe esserci fondamentalmente, ci dovrebbero essere tre passaggi, ragazzi. Cioè, al crinale del vento giallo ci dovrebbe essere il ponte, il villaggio, e dopo il villaggio ci dovrebbe essere un'altra roba. Ci dovrebbe essere la porta. Dopo il villaggio ci dovrebbe essere la porta, che è tra l'altro dove c'è il boss finale. Mi sa che non ci sono semplicemente andato. Devo andare avanti e trovare la porta. Cioè, mi manca proprio un pezzo. Queste mappe hanno anche pochi queue visivi, quindi è un po' proprio una merda navigarle. No, perché sono ancora qui. Dove cazzo era? Cioè, dov'è il Windseal Gate? Non è qua, porca puttana. Perché mi manca una... Perché mi manca un... un altare? Perché non l'ho trovato? Dove cazzo sono andato? Cercando i segreti mi sono perso via, non ho più trovato una minchia. E adesso sto tornando nelle caverne. Palle. Ma dove cazzo sto? Oh Dio santo. Non c'è cosa che mi fa più girare il cazzo del girare a vuoto. E pensare che la prima volta l'avevo trovato completamente a caso. Completamente a caso l'avevo beccato. Dov'è l'altare che mi manca? Dove Cristo de Dio è? Mi sa che è dopo la porta gigante, sì, sai, Enir. Mi sa che devo andare alla porta del boss per quello. Mi sa che devo aprire la porta del boss, sto perdendo un sacco di tempo per un cazzo di niente. E la porta del boss è tipo alla seconda roba. Alla Valle della Disperazione. Se apro, apro la porta, trovo l'altare, e dall'altare poi posso andare liberamente dove cazzo voglio. Vediamo se ho ragione.
Che adesso ho tutti gli oggetti che mi servono per aprire sta roba. Sì, è di qua. Mi sa che è di qua. Sì, è qua al ponte. Notate che se faccio la combo col pesante in mezzo... Mi ha preso da stare. Funziona da counter. Comunque questo qua è il ponte e il ragazzetto sta qua dietro. Esattamente. Però c'è prima il ratto. Vedete che non era nel villaggio. Era dopo il boss. Usa il tamburello. Dopo devo tornare di là nel villaggio. Tanto c'è sto ratto ninja che continua. Mio papà mi ha detto che smetto di tossire quando la polvere si ferma. So che non sei di qui. Il nostro villaggio è bello. Lui vi dice adesso che c'è fondamentalmente il maiale. C'è un vecchio signore della pietra che ho già fatto, è un maialino che ruba l'alcol in fondo al pozzo. E noi dobbiamo andare in fondo al pozzo, ma c'è un segreto. Prima di andare in fondo al pozzo dobbiamo parlare con lui 3 volte. Prima ammazziamo sto coso, va? Che mi dà materiale. Boom. C'è anche un forziere qui, come vedete. Non mi ricordo neanche che cazzo c'è. Tra l'altro dentro al ponte ci sono, come vi dicevo, dei boss segreti e dell'altra roba, tra cui anche un'altra cura. Un altro tipo di cura. Nucleo di Yaoguai, che sono sempre materiali utili. Qua ho trovato quello che dovevo trovare e adesso devo andare nella seconda parte del villaggio, che era giù di là, dove ero andato prima. Però mi sa che basta attraversare il ponte per raggiungerlo. Perché qua adesso c'è l'altro altare. Almeno dovrebbe esserci. Là c'è anche una cura extra, non si butta assolutamente via. Ragazzi, se non vi piacciono le missioni dei Souls... Oh, cazzo, è qui! Fermi, questo è il miglior spirito del gioco. Era nel secondo capitolo allora, non nel terzo. Questo è il miglior spirito del gioco, è letteralmente lo spirito più potente che ci sia nel gioco in assoluto. Il daoista occhio di sangue. È un babbo di minchia che sembra abbastanza inutile. Come boss è abbastanza inutile, ve lo dico. Ma come spirito è fortissimo, perché vi fa piazzare praticamente questa sorta di palo che ha in mano, ve lo fa piazzare e vi aumenta tantissimo l'attacco. Le missioni qua sono persino più criptiche che nei Souls, eh. Se non mi dai fuoco, grazie. Spigliati il missile. E basta, è praticamente già semi-morto. Mi ha avvelenato. Puro. E basta, tu muori. Questo è veramente forte come spirito, infatti lo potenzierò appena possibile, perché vi potenzia tantissimo l'attacco. Vi potenzia davvero di tanto l'attacco. È una combinazione terrificante con determinate cose che potete utilizzare a livello di potenziamento di attacco e altra roba. Poi qua sta proteggendo appunto questo robo qui. Però vedrete a breve perché sto spirito è rotto. È ottimo anche quello del veleno, ma il daoista è... E tra l'altro con l'ultima patch ero convinto che l'avrebbero nerfato e invece non lo hanno neanche toccato. Questo quasi sicuramente si alza quando lo tocco.
Esatto. Ciao. Che cazzo è successo? Come si potenziano gli spiriti a qualunque altare, Enir? Vai e spendi volontà per potenziare gli spiriti. È vero che sti cosi ogni tanto sono resistenti. Una scintilla extra. Siamo a due. Un buon momento per potenziare. Critico. Velocità della carica. E tu muori. Non era qua, tipo. Non c'era la linea che mi indicava che c'era vicino l'altare, qua da qualche parte. Lol. Va bene, andiamo avanti. Comunque appena arriviamo all'altare vi faccio vedere, ragazzi. Vi piglio le cure. Eccola qua la linea. Ok, questo qua è l'altare che cercavo, come vi dicevo. E qui arriva ancora lo strimpellatore matto. Easy. E vi strappa un pelo di ascella e ve lo dà. Grazie, uomo senza testa. Tra l'altro lui a quanto pare è ispirato a una tassa, a una, è una sorta di critica sociale la sua esistenza, perché praticamente è ispirato a un Buddha a cui gli inglesi, un Buddha cinese a cui gli inglesi hanno rubato la testa e l'hanno messa nel British Museum. Ecco, abbiamo ora i cloni. Un potere che costa un botto di mana, ma ci si possono fare alcune build veramente rotte in culo. Si può veramente rompere il gioco con i cloni, completamente, con certe build. Andiamo a cercare... Allora, di qua in realtà non si può salire. Andiamo a cercare di nuovo il nostro amichetto. Il nostro bimba amichetto dell'altra volta. Che però non mi sembra sia qui adesso. Mi sa che era di là dove eravamo andati prima. No, non è lì il bimbo. Il bimbo è nel villaggio. Mi sembra. Magari mi sbaglio, però. Però mi ricordo che se ci si arrivava comunque da qui. Solo che non andavi di sopra. Vabbè, comunque proviamo prima nel villaggio. Potrei tornare al covo del vento a comprare un po' dell'altra roba che aveva questo qua, eh. Questo l'abbiamo steso. Sono nata iperpolitica. Ragazzi, il taoismo è di origine cinese. Non è propriamente una religione, è più una filosofia di vita, ovviamente, ma
non è una questione religiosa, non è che gliene freghi della testa del Buddha per una questione di religione, gliene frega per una questione culturale. Cioè, gli sta sul cazzo che un loro monumento legato alla loro cultura sia nel British Museum, perché se lo sono fondamentalmente fottuto. È un po' come noi quando continuiamo a dire "ah, ridateci la Gioconda", detto terra terra. Non è di qua, cazzo, perché continuo a sbagliare? Non è al villaggio che devo andare al ponte. È quello lì il principio. Gli sta sul cazzo che un loro monumento sia da un'altra parte. Ma non hanno grandi problemi con la pratica religiosa loro, salvo che tu non sia musulmano, perché in quel caso hanno dei problemi. Perché non so se vi ricordate cosa combinano al popolo degli Uigur, che è la minoranza cinese musulmana, che poracci, se ne sono subite di ogni, vengono mezzi schiavizzati, rieducati, è una roba abbastanza tremenda. Sì, stasera ne parliamo, ragazzi. Stanotte, quando torno, dopo l'uscita serale, chiacchieriamo un po' di Zun e quant'altro. Ok, qua, secondo me, lo trovo il bimbo adesso da qualche parte. Qua in giro. No. Dove cazzo sei, bambino? Non sei qui. Dove sei, bimbo merda? Dio, sta questline fa veramente schifo al cazzo. Ma perché è proprio... non hai un indicatore reale che ti fa capire dove cazzo è il bambino, no? Quindi devi girare come un coglione per il villaggio e le varie zone nella speranza di trovarlo. Forse qua dietro? No. Si ricorda dove cazzo sta. Ma no, Distant Thunder, propagandistico de che, nel senso, che propaganda cinese c'è in questo gioco? Ragazzi, la discussione su Wukong è stata, a mio parere, davvero un po' eccessiva, nel senso che... no, allora, il bambino è qua da qualche parte, ma non è qui. Qui ci sono già stati. Il bambino di merda è dopo questa porta qua. Tu rientri da questa porta qua e lo trovi qui. Non è qua, però. Allora è di là. Perché è dopo questa porta, mi sembra di ricordare. Eccolo qui, porca puttana. Seconda zona. Trovato. Bastardello. Where is my pa? Did you see him? I was scared. They were all around me. They told me pa took people from the village and fed them to a guai. That's a lie. That's not my pa. Comunque abbiamo parlato col bimbo e adesso dobbiamo arrivare all'ultima zona, che peraltro è quella iniziale. Questa invece me la ricordo. Lo ritroviamo proprio nella zona del villaggio iniziale. Ma che cazzo? Oh no, mi hanno fermato. Vabbè, uso da invisibile, vaffanculo. Dicevo, ragazzi, la discussione su Wukong secondo me è stata veramente un po' eccessiva. Ma nel senso che sto gioco è diventato un po', non lo so, il simbolo di una battaglia che esiste soltanto nella testa di un sacco di gente. È un gioco che chiaramente fa molta leva sulla cultura cinese, ma è una cultura fiabesca, legata alle storie, ai miti, a viaggio in occidente. Non è qualcosa di concepito per motivazioni politiche prevalentemente. Poi è ovvio che, essendo comunque basato prevalentemente sulla cultura cinese, certe cose
ingresso del villaggio, ecco. Certe cose ce le ha, ma da lì a pensa che sia un gioco propagandistico o con dei messaggi specifici a livello politico, mi sa che la gente sta un attimino sfasando negli ultimi giorni. Come sempre, ragazzi, la Cina è una nazione che ha tantissime cose molto negative e anche tante cose molto migliori di quanto la gente creda al più delle volte. Su certe cose hanno delle caratteristiche eccezionali, su altre hanno delle caratteristiche molto negative. È qua dentro il bambino adesso. Però qua stiamo parlando di videogiochi, cioè... Qua stiamo sempre... Lì c'è il il pozzo, visto? Qui stiamo parlando solo di videogiochi. Sì, Luca, spesso le hitbox fanno sfasare le hitbox. Le coppie fanno sfasare le hitbox. Abbiamo trovato il bimbo. Pensate che cazzo di giro dell'ostrega non devi fare per trovare sto bambino e un boss segreto. E ti dice, vieni dentro al pozzo. Vieni a giocare con noi. Sotto il problema è che si trovano a uno che non c'ha voglia un cazzo di giocare. Perché adesso c'è Mad Tiger, un boss... Oddio, non mi ricordo quanto... Non era stato troppo difficile quando l'avevo beccato la prima volta. Ma perché l'avevo beccato dopo. Ero tornato al capitolo 2 a fare sta quest molto dopo, girando come un coglione. E qui ci trovi il suo spirito, vabbè, l'esperienza del menarlo e una cura aggiuntiva. Luca, come fai a trovare i boss del gioco? Esplori come un matto, come fai nei Souls, solo che qua le mappe sono molto meno... sono calcolate molto peggio. Qua ha scattato malissimo il gioco. Trasforma. In realtà ha meno punti vita di quanti ne ricordassi. Bingo. It's time to fucking go. Bello il fuoco, quanto mi piace. Dovrei riuscire a sparargli il missile. Esattamente. Molto bene. Ahia, questa mi ha fatto molto male. Allora, evochiamo l'abilità più forte del gioco, che però non ho livellato e me l'ha fermata prima. Porca troia, che sfiga che ho avuto. Qua però non so perché sta scattando così male. C'è anche qualche piccolo problema. Quella pietra non dovrebbe chiaramente essere lì, ragazzi. Sono morto come un coglione. L'altro c'ho il sole negli occhi, voi non lo vedete, ma c'è tipo il sole che sbatte sulla cazzo di... sullo scazzo di schermo e vedo tutto impolverato. Blacchino, non vorrei spoilerare roba avanzata alla gente. Comunque adesso le cose le facciamo meglio. Parto con la trasformazione. Telecamera sta impazzendo. Non so perché, ma in questa strana arena il gioco scatta. Che peraltro è un'arena piccola, non dovrebbe crearmi dei problemi di... Pigliatelo. Adesso metto il mio bastoncino dell'amore e tu vieni scopato proprio nel culo. Mi curo. Guardate cosa succede se... Ah no, mi ha fermato i cloni. Questo coso qua potenzia l'attacco non solo vostro, ma anche di tutti i cloni. Quindi quando voi lo colpite in quell'area lì, gli fate veramente tantissimo male. Però i cloni me li ha fermati, quindi io adesso c'è Paul. Ma porca puttana, te ne stai buona, tigraccia maledetta. Mi ha fermato ancora mentre mi curavo.
Non è difficile che mi sto facendo colpire come uno stronzo. Dovevo fondamentalmente attivare il bastone e poi attivare i cloni. Nel momento in cui se attivavo i cloni col bastone era morto. Comunque, sempre partire con la trasformazione, perché è la roba sicura, ragazzi, è quella che non vi crea problemi, tranne quando la telecamera fa così a caso. Prendi. Ah, l'ho mancato. E ora i cloni. E i cloni ora lo minano fortissimo, se non muoio. Ma porca puttana! Tre volte a sto boss mi gira il cazzo a morire però, eh? Allora, basta. Uccidiamolo adesso, che è un boss del cazzo. Fa tantissimo danno e attacca a raffica, ma... è veramente un boss del cazzo con pochi punti vita. Fa ridere perché per qualche motivo in sta boss fight mi sta impazzendo sempre la telecamera all'inizio. Riproviamo. Me l'ha fermata ancora. Che due coglioni. Suka, esci da sta fase e prenditi gli schiaffi. No, mi ha fatto la presa. Oh merda. Quanto cazzo attaccava sto stronzo? E ora ti becchi la paralisi col buff all'attacco. Mi ha preso. Mamma mia che palle. Oddio, gli attacchi col delay, sto boss! Due volte mi ha fermato col ruggito di merda i cloni, due volte mi ha fottuto con questi attacchi di merda. Oddio santo, che rottura di cazzo. Tutte e due le volte e aveva uno sputo di punti vita rimanente. Hai rotto i coglioni, tigraccia. Ecco, telecamera però, ogni volta che mi trasformo, non puoi farmi sto scherzo, Cristo santo. Uno. Due. Coso. Blocco subito così non rompi il cazzo, cloni, passo illusorio e schiaffi. Cloni, dove cazzo sei? Perché non ho i cloni? Dove cazzo sono? Eccoli lì, perché non state attaccando, cloni di merda? Mi fate sto favore? Vabbè. Tenetelo occupato voi, eh. Dove cazzo sei arrivato? Mamma mia, mi sono fatto prendere ancora. I cloni non stanno facendo un cazzo per qualche motivo. Hanno deciso che basta, loro sono già morti. Non lo so, i cloni non stanno facendo niente oggi. In sta arena qua. Vaffanculo. Facevo bene a farlo senza cloni, lo ammazzavo quattro volte tanto.
Dammi il tuo spirito, va. Comunque non so se avete notato dalle mie morti, probabilmente no, ma con quel coso in ballo, grazie a Disisfenne per l'iscrizione, fate tanti danni in più ai boss, mentre sono nell'area del bastone, ma proprio un botto in più ne fate. Qua c'è anche un forziere, ma non è qua dentro la cura, mi sembra, o forse sì. Sì, fiasco della benedizione mortale. È molto forte questo, perché vi dimezza le cure, ma vi aumenta l'attacco quando bevete. E voi dite, però è una merda, mi dimezza la cura. Sì, però se volete fare una build super offensiva che si preoccupa poco delle cure, perché siete molto bravi a schivare o quant'altro, è il fiasco più forte del gioco, perché è l'unico che vi dà un basso offensivo quando lo utilizzate. È l'unico fiasco che vi dà un buff all'attacco quando bevete. Quindi se avete, diciamo, un approccio molto aggressivo, basato tutto sulle schivate perfette, è letteralmente la miglior cosa che possiate trovare nel gioco. Adesso andiamo a fare il primo long, perché io ho battuto il long più forte prima dei due. Che è nella prima mappa, in realtà, nella montagna del Vento Nero, e mi sembra sia... No, nella foresta dei lupi. Sì, fuori dalla foresta. Devo trovare la cascata e c'è il Red Long. Perfetto per gli speedrunner. Sì, è la miglior cura... Oddio, in realtà secondo me uno speedrunner neanche ci passa da sto boss, non la fa neanche sta quest, va dritto e fa tutti i boss base... Però sicuramente è un ottimo, diciamo che per chi non si fa mai colpire è senza ombra di dubbio la cura migliore. Lo scorpione è il boss finale del capitolo 4, Speedy Pippa, ed è il peggiore del gioco. Speravo che lo sistemassero un po' con l'ultima patch, invece lo hanno sistemato proprio per un cazzo. Intanto potenzio il mio spirito, perché tra l'altro quel bonus al danno che avete visto era di uno spirito che non era minimamente potenziato. Coltiva spiriti. Dove sei, Daoista? Eccolo qua. Questo potenziatelo più che potete. Purtroppo adesso mi serve il nodo del vuoto, ma... Perché quando lo iniziate a usare come diocomando è davvero forte. Tra l'altro non mi ricordo... Ma se non erro... Sì, ti aumenta tanto anche il mana massimo. Cioè, sembra una cazzata, ma sto spirito è veramente forte. Perché ti aumenta... Ti migliora il mana, ti migliora tante cose. Tra l'altro questi qua sono gli avversari della prima mappa, guardate in quanto muoiono adesso. Non mi ricordo se la cascata la trovavo andando qua. Devo girare un pochettino per prendere la cascata. È là dietro, vedete? Sentite la voce che vi parla? Quando vi avvicinate a un long c'è sempre qualcuno che vi parla. E qui ora posso usare una delle scaglie che ho trovato per aprire la strada anche per questo. No, no, è tosto lui, Speedy. È uno dei boss più difficili del gioco. Il problema è che è una difficoltà artificiale. Come ho detto, ragazzi, Wukong ha alcuni boss meravigliosi, a mio parere. Alcuni boss meravigliosi, ma come vi dicevo, dei problemi di bilanciamento e dei problemi di gestione dei boss. Alcuni boss hanno delle difficoltà molto artificiali, perché hanno delle prese illeggibili, hanno delle cose proprio sbagliate, hanno delle hitbox fatte a cazzo di cane, quindi vi danno fastidio prevalentemente per quello. Nel gioco ci sono delle build molto forti, che rompono abbastanza il gioco, vi facilitano tantissimo certi boss, però ci sono anche tanti boss che sono dei picchi di difficoltà abbastanza enormi rispetto a tutto quello che è arrivato prima. Normalmente sono tutti alla fine dei capitoli, cosa che è comprensibile, però sono dei picchi così alti alle volte che poi tutto quello che vi arriva nel capitolo successivo sembra una cagata. Infatti secondo me è sbagliato, perché dovrebbe esserci una gradualità, cioè tu dovresti avere una gradualità calcolata per tutta la campagna, non per il singolo capitolo, dove tipo tutti i boss del capitolo fanno cagare. Questo è un boss abbastanza peculiare, perché se lo stordite poi gli potete andare tipo a destra e rompergli quella sorta di roba lì che ha nella schiena.
Fagliela. Boom. Eccoci qua. Se gli andate di qua, queste cose qua sono rompibili. E se gliele spaccate gli fate un bordo di danno. Visto che gliel'ho rotta. E l'ho tipo spaccato. Ok. Posso fare i cloni da invisibile. E sfruttare il buff. E guardate quanti danni gli faccio adesso. Se gli vado a destra gli faccio esplodere ancora i cosi. Ah merda, si è tipo esploso lui. Visto? È già praticamente morto. Certo, se non muoio io magari è meglio. Preso. Lo posso far uscire da sta fase? Vediamo. Sì. Non ho più mana però. Sì, vi visto che è uscito dalla fase. Quell'oggetto lì è fantastico perché gli interrompe le fasi potenziate. E quindi voi gli potete rompere il culo ai boss mentre sono nelle fasi potenziate. Gliele rompe, rompe le fasi potenziate. Quindi se un boss si potenzia, diventa elettrico, fa più danno, diventa più aggressivo. Finché voi avete questo artefatto attivato, lo fate uscire da quella fase. Non vale per tutti, ma la maggior parte dei boss diventano marcatamente più facili se lo utilizzate. È uno degli oggetti più forti del gioco e non lo usa nessuno, lo usano tutti soltanto col boss finale del capitolo 2. Perché col boss finale del capitolo 2 gli togliete il tornado, che è un dito in culo. Ma in realtà è fortissimo con tutti. È forse l'artefatto più forte del gioco. Infatti è quello che ho tenuto equipaggiato più a lungo. Altra perla di Long, coda elettrica. E anche sto Long l'abbiamo fatto. L'incensiere cosa mi dava? No, riduzione dei danni, non me ne faccio un cazzo. Da dov'è che si usciva? Sì, ho già finito il gioco io, ragazzi. Come uscivo da sta mappa? Ok. Esco da qua. Il long giallo è molto difficile. D'altronde tutti questi qua li sto facendo proprio per sbloccare lui. È uno dei boss più complicati del gioco. Però è anche c'è anche la trasformazione più forte del gioco. La trasformazione in long giallo è letteralmente quella più OP del gioco. Fa malissimo, infligge status elettrico, dura un botto, è anche la più difficile da ottenere, ragazzi. Però diciamo che è comprensibile. Quando è una trasformazione così forte, uno può anche capire perché ovviamente te l'abbiano limitata. Non ho punti io, pensavo di avere. Dopo tutta la roba che ho ammazzato pensavo di avere... Allora, torniamo allo al coso. Questi due sfigati sono quelli che sono lì. Ormai muoiono con un colpo. E torniamo al crinale del vento giallo. Alla porta di tenuta del vento, dove c'è un boss che ci aspetta. L'ultimo boss è capitolo 2 in realtà. E ci sarà ancora un altro nostro caro amico che rincontreremo a breve, che tra l'altro è super importante. Ricordatevi dove cazzo sta. Vabbè che poi si sposta, però ricordatevi per un po' dove cazzo sta, perché vi dà dei potenziamenti permanenti con alcuni degli oggetti che avete trovato girando per il gioco. Lui adesso lo dovreste trovare. L'uomo volpe lo dovreste trovare alla forgia.
Qui c'è un'altra deviazione che vi permette di andare un po' in giro. Perché se andate a destra trovate subito il boss. Se andate a sinistra fate la deviazione, ma poi in realtà vi riporta dove c'è la sabbia. Quindi non è che fate chissà quale giro. Mi sembra che il vostro best friend stia su di qua. Qui c'è il vostro amico uomo volpe. Blink. E lui non solo vi vende dei medicinali significativi, perché vi vende tipo i medicinali normali che io non ho ancora utilizzato, ma sono molto forti. Lui ha la sua forgia e ora può fare quello che deve fare. Crea medicine. Vedete, possiamo parlargli. E ti dà anche dei doni in base a quello che fai. Il nucleo mentale è molto importante perché appunto medicine celestiali, questa è roba permanente, vi servono i nuclei mentali, io ne ho un botto e vi aumentano tutte le statistiche ragazzi, salute massima, mana massimo, vigore massimo, tasso di recupero del vigore, resistenze, le resistenze elementali forse non sono quelle su cui lo spendereste, però per dire il mana massimo vale assolutamente la pena di spenderci della roba e di potenziarlo, perché sono più, vuol dire usare più abilità, anche il vigore massimo, assolutamente sì. L'animazione è più o meno sempre la stessa. Finché avete roba da spendere, visto, mana massimo più 30, sembra una cazzata ma è un uso di potere in più. Salute massima, facciamo anche qua un 3. E poi potenzierò anche il vigore. Potete potenziare anche la difesa con dei resti inferiori. E li potete pure farmare, tra l'altro, gli oggetti per farlo, eh. Quindi potete... No, avete ovviamente un limite ai potenziamenti. Vigore massimo. A 2. Adesso non posso più potenziare la roba principale. Potete anche cambiare, potete anche respeccare la roba che avete potenziato con i medicinali più potenti. E tipo anche la difesa, perché no, dargli una bottarella. E poi da lui potete comprare anche le medicine normali. Crea medicine, medicine mortali. Lui ha le sue belle pastiglie amplificanti, si fa le sue robe, le potete fare anche da voi queste. Nel negozio ha varie ricette, decotto della longevità, non lo uso molto ma è comunque carino. E poi potete vendere come al solito la merda che avete che non vi serve. Non ho più nuclei mentali, ma va bene così, questo è quello che dovevo fare. Ora ho più vigore e ho più punti vita. Qua non potete comunque salire, quindi è inutile andarci. Però potete fare il giro lungo là dietro. Non sono condivisi, Vegaro. Ti conviene tenerli per la boccia che vuoi utilizzare, ma tieni a mente che la puoi utilizzare soltanto su alcune bocce. Quindi normalmente usarlo sulla boccia base funziona. Perché tanto puoi usarlo praticamente solo su quella. Là potete andare, mi sembra, ma come vi dicevo è un bivio abbastanza finto. Perché vi fa fare il giro lungo e vi fa tornare dove c'è la sabbia alla partenza. Qui c'è il vostro amico saggio, quello che vi ha dato la fiaschetta. When the Long King defied the four sons of the Long Deities,
Once caught in the threads of Khan, four longs for the four. Vi parla dei long. When the long king did the four sons of the deities. Once caught in four long. Vi parla dei long, del long longo, dei lunghi draghi, dei draghi longo. I draghi dei lunghi. Sì, non ho voglia di guardarmi tutta l'animazione come al solito, mi serve semplicemente il punto esperienza. Bello, ma non c'è problema. Avanzamento. Direi che posso allungare esattamente la trasformazione. Mi sembrava ci fosse un'altra strada però qua per andare di sotto, o sbaglio? Si poteva fare un giro lungo da qualche parte. Magari mi sto confondendo. Boh, cioè non è comunque importante, la roba principale l'ho presa tutta, tipo. Forse era qua, mi sa che era qua. Sì, è qua il giro. No, qua era dove entri, quindi il cazzo proprio. Niente, andiamo a fare il boss. Andiamo a finire il capitolo 2. Dove, come vi ho detto, questo artefatto vi salverà il culo, perché la fase principale, la fase fastidiosa di questo boss è la seconda fase, dove lui praticamente ha questo tornado, dove voi potete entrare, dove voi rischiate di entrare e vi fa il culo perché si restringe andando avanti. È lo stesso topastro che avete trovato prima, e c'ha in mano la testa di quello che vi faceva la canzoncina. Ok. Lui è un boss molto difficile. Lui è un muro di difficoltà abbastanza importante nel gioco. Ha dei pattern molto incazzati. Colpisce molto. È molto aggressivo. Però se usate le trasformazioni vi facilitate tanto la vita, perché anche lui non è immune al fuoco. Visto? E se va giù, poi sono cazzi suoi. E glielo fate due volte. È il momento di pistolone! Ecco, adesso fa... Mi ha cresciato. Mi ha cresciato. Ai ai ai. Era anche una bella try, stava andando molto bene. Era anche una bella try. Sono molto felice di questa cosa. Mi è cresciato proprio male. Vediamo dove mi fa ricominciare. Boia. Che dos cojones. Spero che non crashi ancora. Spero che non sia diventato più instabile dopo l'ultima patch. Mi girerebbe un po' il cazzo. Niente, devo ripartire da qua. Cazzo devo fare? Prenderò delle pastiglie amplificanti e me le berrò. Potete bere più medicinali contemporaneamente, eh? Ok.
preso. E rimancato, bella merda. Transformation. Lui ha un calcio barra presa tremendo. Lui adesso attaccherà i miei cloni. Grazie per l'iscrizione, Genmod. Ah merda, è vero che ritorna. Adesso evoca il cosone che abbiamo ucciso prima. Boom. Curati però. No, mi ha fatto la presa. È questa qua quella che vi dicevo. Alcuni boss hanno queste prese qui. Sono praticamente impossibili. È praticamente impossibile reagire perché sono dei colpi istantanei. E quando vi beccano vi inculano fondamentalmente. E le fanno a mid combo. Quindi non è che tu puoi dire la vedo arrivare. No, no. Ti fa un colpo, ti stai curando, ti becchi la presa nel culo e fai ciao ciao con la manina. Sono simpatici così. Qui ho sbagliato io, non mi dovevo curare, dovevo allontanarmi e fare le cose per bene, ma ho commesso un errore. Non dovrei neanche usare i cloni contro questo boss, devo dire la verità. I cloni sono, secondo me, un potere che finché non hai potenziato a dovere è troppo dispendioso per i vantaggi effettivi che ti dà. Se gli state a lato è più difficile che vi colpisca. Grazie per l'iscrizione, Nathan Drake. Preso. Ok, è andato giù. Merda, mi ha preso col pestone. Perché? Basta, Aligi. Oh, però ogni tanto la premo e non va, Grazie Mauro per l'iscrizione. Adesso si mette a fare le sue robelle. No. Ma perché? Se premo la schivata col giusto timing ogni tanto non me la fai. Dio santo. Ah. Marico, non dovrebbe interromperti l'animazione della schivata se hai usato la leggera. Dio che palle, ci sto mettendo troppe try questo sfigato. Adesso lo ammazzo, basta. Ora lo uccidiamo. Basta cazzate, dai. Un po' di concentrazione. Niente cloni, niente puttanate, solo botte, schiaffi, ale ale ale. Mi becco anche, mi pupo anche delle pastiglie. Un decotto della longevità per avere più punti vita e fine. No, nella mia prima run no, Snorri. Prendilo per favore, grazie. Prendilo ancora. Boom. Merda, perché l'hai mancato?
pistolone. Se è qua però come lo schivo, figli miei. Ok. Mi ha tolto la paralisi per qualche motivo. Stavolta l'ha fatta con un wind up anormale. Cosa cazzo mi hai preso, mid schivato, dai. Momento di pistolotto. Adesso è il momento. Bam! E gli togliete la fase. Se gli togliete quella fase diventa incredibilmente più facile da battere. Perché nella seconda fase ha una sorta di super tornado che vi incula, perché non potete, se vi tocca il tornado vi crea dei serissimi problemi. Sei morto. Boom. Visto? Se gli togliete la seconda fase, quella col tornado, è incredibilmente più facile. Io la prima volta l'ho fatto senza rompergliela. In realtà ripete più o meno gli stessi attacchi, ma tra tornado in mezzo al cazzo e robe che fa è fastidioso, perché può entrare nel tornado e diventa invulnerabile. Se gli rompete la fase con quella roba lì, lo distruggete. Grazie Gogli per l'iscrizione, molto amore. Diventa un boss estremamente più facile da fare. Lo si fa anche col tornado, però senza tornado è molto più semplice. E niente, il Buddha si è ripigliato la testa. Era brutto forte, va detto. Stava meglio senza testa, ma... Amitabha. I am Bodhisattva Lingji of New Mount Sumeru. La parete la rompe anche il boss, Federico. Alle volte la artiglia la spacca lui. Ci sono altri cosi che la rompono. La trasformazione in pietra la rompe. This thieving rat chanced upon one of them, yet hindered by his meager might, he could not absorb its power. Thus he schemed with wicked intent. Però è il potere più facile da prendere la testata, Federico. Basta che torni nella prima mappa e lo rompi. Non puoi perdere la testata, Federico. Se hai ucciso il boss prima di prenderla, ce l'hai negli spiriti recuperati agli altari. Basta che vai negli altari, vai a vedere gli spiriti che non hai preso e ci dovrebbe essere lo spirito del tipo della testata. Tutti gli spiriti... ma se lo ammazzi prima hai lo spirito. Ce l'hai agli altari. Vai all'altare, guardi negli spiriti da recuperare. Tutti gli spiriti che non prendi sono lì. Please, keep it secure in my stead. Tecnica per fare questo, che cosa è il Mamba? Per uccidere il boss così devi fare la quest che ho fatto vedere nell'altra live, quella tutta lunga dell'uomo maiale.
quando fai tutta la quest dell'uomo maiale, quindi batti il boss aggiuntivo dei principi ratto, gli parli, fai... questo qua è il filmato più bello del gioco, questo è fantastico, tutto tipo in stop motion con le bambole, è pazzesco. Questo qua del monaco che trova la volpe ferita, scopre che in realtà è un yaoguai, si sposa con gli yaoguai e poi succedono cose, è veramente pazzesco questo filmato, è proprio bello. È un po' quello più triste barra drammatico, però è proprio bellissimo come viene, cioè come è fatto, è pazzesco. Non so che studi di animazione hanno usato, ma sono bellissimi. Quello dietro la cascata di sabbia? No, il Mamba, quello dietro la cascata di sabbia è un long. È un'altra quest proprio. Vedete, lui la vede, è lì. C'è proprio l'opzione, Federico, se vai sotto ci sono, tra le opzioni ci sono gli spiriti da recuperare. Sì, sono la stessa persona, King Pain, solo che quando lottavi contro lo scarabeo era un flashback. Vedi, proprio lo vedi, fanno una famigliola felice. Lei è incinta, c'è lui che raccoglie le cose. Nasce il bambino che gli piscia pure in faccia. Il bimbo se ne va. Torna dopo anni a trovarli con i doni. E i bambini del figlio. E poi un giorno lui torna a casa col fiasco. Sangue. Tutti i bimbi morti. Ed è la sua moglie volpe che ha ucciso sia il suo figlio che tutti i suoi nipoti. Si è mangiata gli stessi figli. E si è sognato tutto. E la cosa pazzesca è tipo, ha avuto tipo il sogno premonitore. Vede la volpe e dice: sai cosa? Corcazzo. L'ammazza e ci fa una sciarpa. E tra l'altro il mito, questa storia qua è correlata al prossimo capitolo. È correlata direttamente al prossimo capitolo. C'è una questline che è collegata. Men, che è collegata. Beasts, Buddhas, Yaoguais. Each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right, Sun Wukong? Am I right, Sun Wukong? Sono i cortometraggi che ci sono alla fine dei capitoli, sono straordinari a mio parere. Sono una delle robe più belle del gioco, se non la cosa più bella del gioco. Sono bellissimi, cioè sono incredibili. Dovremmo avere un secondo artefatto adesso, e quindi un secondo effetto passivo da selezionare per potenziarci. E altre armature costruibili adesso, perché ogni volta che ammazzate un boss potete potenziare le armi o le armature. Il terzo capitolo è letteralmente quello con le mappe più di merda del gioco. Secondo me non c'è un capitolo in questo gioco che ha la mappa più brutta del terzo capitolo. È bruttina quella iniziale, è bruttarella quella lineare dopo, è una merda totale quella aperta alla fine. È proprio il capitolo... ed è un peccato perché paradossalmente il terzo capitolo è anche quello col boss finale più figo di tutti. Ed è uno di quelli con i boss più fighi del gioco, in assoluto. Quindi è un po' una via di mezzo perché ha dei boss incredibili e delle mappe di merda. Comunque, visualizza inventario. Andiamo qua. Ah no, dobbiamo continuare il viaggio.
Equipaggiamento non credo sia già possibile da qui potenziare, vero? E invece sì, posso già. Non ho abbastanza volontà, curiosamente. Dovrò vendere un po' di roba. Questo è un buon, bastone. Non straordinariamente superiore. Però ho già preso quella elettrica, dorsale elettrica. Posso prendere quello della spira di Long a 21k. Però per la sabbia... Questo ha più critico. Adesso non mi conviene fare il bastone dei Long. Più avanti sì. Comunque continuiamo il capitolo. Sì, Blachino, l'ultima mappa è una merda, ma almeno è più facilmente navigabile. Questa ha una meccanica che te la dovrebbe rendere più piacevole da navigare, ma non lo fa, perché è troppo estesa. Cioè, è proprio una brutta mappa. Tra l'altro mi fa riderissimo il Buddino. Il Buddino! Buddino best character di questo gioco, ragazzi. Il Buddino best character di questo gioco. Little Buddino. Small Buddino. Buddino tra i buddoni. E noi arriviamo in questa mappa. Come ho detto, questo qua secondo me è il capitolo con il boss più bello del gioco. Il terzo capitolo è il boss finale del terzo capitolo è quello secondo me con le fasi più fighe, con i pattern più interessanti, è stato quello più bello da giocare. Ci sono dei boss molto fighi anche avanzati, però secondo me come quello del terzo capitolo nessuno. Grazie a Caution per l'iscrizione, molto amore. E niente, cominciate in medias res con uno stronzo che vuole subito menarvi, giustamente. Peccato che è uno stronzo molto lento, quindi sta aspettandoci al varco e noi non lo aspettiamo. Blong! You're dead, son! Plank, 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 plank. Hang! Basta, sei già morto. Contrariamente a quanto possiate aspettarvi, non potete interagire con la statua di Buddino. E di qua non c'è un cazzo, quindi c'è da andare avanti. Yoink, yoink. Ecco, questa mappa tra l'altro secondo me serve... Questa è una mappa che a me ha fatto girare il cazzo ed è tra l'altro una mappa che mi ha fatto calare la valutazione quando l'ho recensito, perché è proprio una mappa chiaramente pensata per sboroneggiare. Cioè, è una mappa che ha due caratteristiche fondamentali questa. La prima è che c'è la neve e loro volevano far vedere l'effetto figo, che sanno fare gli effetti della neve, quelli fighi, no? Oh, che belli i nostri effetti innevati, che, con la scimmia che lascia le orme a terra, eccetera, eccetera, eccetera. E l'altra è che volevano far vedere che potevano fare una mappa open world. Gli effetti della neve hanno ampiamente dimostrato di essere bravi a farli, di saper fare le mappe purtroppo no. Sì, la quest legata alla navigazione di questa mappa l'ho fatta tutta io, Blachino. Anche perché è un po' imboscato il boss per completarla, ma non è così imboscato. Questi quasi sono un dito in culo. Yoink! Basta. Quando trovate sti robi, se avete anche perso pochissimi punti vita, curatevi. Perché quando li assorbite vi ricaricano le cariche della cura. Vedete? In base al numero di fiamme e al numero di cariche della cura che vi recuperano. Come si aprono le celle è un boss segreto nascosto nella prima mappa. Nella prima mappa è un boss segreto nascosto nella prigione. Vediamo cosa possiamo forgiare.
copricapo di insetto, veste da guerra ocra. Non è male, ma ora come ora credo che mi terrò... Beh, però... Resistenza alla brina qua è utile, eh. Perché peraltro è un'armatura soltanto da tre pezzi questa, quindi... Può convenire mettersela. Tra l'altro questo è anche il capitolo dove sbloccherete... lab, fondamentalmente. Sì, questa non mi conviene. Mi conviene mettere una delle maschere. Considerando che è un'armatura da tre pezzi, mi conviene mettere le maschere. Cioè, una delle maschere normali. No, la grugno. Sì, questa qua, anche se perdo molta difesa. Però sono tanti punti in difesa. Vabbè. Per ora va bene così. Mi piace anche la maschera del lupo, è molto figa. Ragazzuoli, mi fermo qui per oggi. Anche perché abbiamo finito il secondo capitolo. Vi ho fatto vedere tutti i segreti anche del secondo capitolo, anche se ho avuto non poche difficoltà a trovare il bimbo merda. Spero vi siate divertiti. Spero di esservi stato utile per farvi capire anche come ammazzare il boss finale del secondo capitolo. Perché ho sentito che tantissima gente ha avuto molti problemi con quel boss. Quindi comunque far vedere quanto l'artefatto lo facilita e come spaccarlo, insomma, vi salva la vita. Stanotte, quando torno, dopo mezzanotte, non so esattamente a che ora tornerò, ma dopo mezzanotte facciamo un chiacchiere notturno per i nottambuli, che ci saranno sicuramente. Parleremo un po' di Itsuno e un po' di altre cose. Quindi niente, ci vediamo stanotte. Non so a che ora esattamente tornerò, ma ci vediamo dopo. Un bacione a tutti. Adesso non ho fatto la live alle 8 perché devo uscire stasera, più che altro per quello il motivo, quindi volevo fondamentalmente chiudere per le 8 e poi prepararmi, ma stanotte ci sarà un'altra live. Grazie come al solito a tutti quelli che si sono iscritti, hanno followato e hanno seguito la live. Vi si vuole un sacco bene e vi si augura una buona chiusura della domenica, ovviamente, e una buona settimana che arriverà. Ciao!